dell'interrogazione, risposta immediata assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati, ne dispongo pertanto l'attivazione. Ricordo altresì che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo per non più di tre minuti, la replica dell'interrogante per non più di due minuti. Nel salutare il sottosegretario, ancora il viceministro, e qui c'era un errore, il viceministro Bellucci, segnalo che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta secondo le modalità stabilite nella riunione per la Giunta del Regolamento. Invito i presentatori ad illustrare l'interrogazione 7750 su Mauro. Prego. Grazie Presidente. Il question time proposto riguarda l'applicazione dei disposti normativi in materia di sanzioni amministrative relativamente ai decreti legislativi 152-97 e 276-2003, per i quali la sanzione stessa è applicata per ogni lavoratore interessato e l'interpretazione attuale che le sedi ispettive regionali applicano, non in maniera uniforme, fa coincidere il concetto di lavoratore interessato con ogni singolo contratto di lavoro. Tale situazione determina effetti paradossali e assolutamente iniqui rispetto allo stesso costo del lavoro. Il caso riportato nel question time è emblematico e crea indubbiamente preoccupazione per le aziende interessate. Risulta necessario pertanto per il settore turistico e dei pubblici esercizi risolvere tale problematica, ad esempio allineando il caso dei lavoratori extra, quello dei lavoratori contratto di lavoro intermittente, al fine di introdurre una valutazione comune e coordinata ai fini ispettivi e sanzionatori. Grazie. Prego. Vice Ministro Bellucci. Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli onorevoli interroganti richiamano i criteri di determinazione della sanzione di cui all'articolo 19,2 del decreto legislativo 276 del 2003 per la violazione delle disposizioni relative agli obblighi informativi di cui all'articolo 1,2 del decreto legislativo 152 del 1997 e più in particolare se sia corretto che la sanzione venga comminata nei casi di violazione con riferimento ad ogni contratto di lavoro stipulato, ovvero se possa comminarsi un'unica sanzione nell'ipotesi di violazioni riguardanti più rapporti di lavoro extra riferiti al medesimo lavoratore. A riguardo è stata interpellata la Direzione Centrale Tutela dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che su tale punto ha rilevato come l'articolo 1,2 del decreto legislativo 152 del 1997 ritiene l'obbligo assolto informando attraverso la consegna del contratto individuale redatto per iscritto, ovvero della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che in relazione agli aspetti sanzionatori l'articolo 19,2 del decreto legislativo sempre 276 del 2003 punisce la violazione degli obblighi informativi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore interessato. L'Ispettorato ritiene di non poter aderire a un'interpretazione restrittiva della disposizione in questione, volta a determinare l'importo sanzionatorio in ragione del solo numero di lavoratori complessivamente interessati. Infatti, l'obbligo di informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,2 del decreto legislativo 152 del 1997, opera ogni qualvolta viene instaurato un rapporto di lavoro. Pertanto, nell'ipotesi in cui il medesimo lavoratore intrattenga un nuovo rapporto di lavoro, la mancata consegna del contratto individuale, ovvero della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, comporterà una violazione del dispositivo normativo dell'articolo 1,2 del decreto legislativo 152 del 97 e conseguentemente andrà applicata una sanzione per ciascuna omissione, seppur riferita al medesimo lavoratore. Nell'ipotesi di prestazione di lavoro intermittente disciplinata dall'articolo 15,3 del decreto legislativo 81 del 2015, si prevede che prima dell'inizio della prestazione lavorativa
o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi, di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. In questa ipotesi, infatti, trattasi di comunicare all'amministrazione e non già al lavoratore l'avvio di una prestazione di lavoro riferita a un rapporto di lavoro già instaurato, l'obbligo che peraltro può essere assolto anche attraverso una comunicazione riferita ad un ciclo di prestazioni di durata fino a 30 giorni e ai più lavoratori, da cui la sanzionalità riferita a ogni periodo di 30 giorni. Pertanto, atteso da un lato la letteralità delle norme in commento, l'altro, il diverso bene giuridico tutelato dalle stesse normative richiamate, nel primo caso la possibilità da parte del lavoratore di conoscere le condizioni del rapporto contrattuale e nel secondo caso la possibilità da parte dell'amministrazione di conoscere quando la prestazione è resa, non appare percorribile la scelta di adottare opzioni interpretative diverse da quelle attuali per superare le criticità rilevate. In conclusione, una simile opzione non potrebbe che derivare da una modifica dell'impianto normativo, con conseguente mutamento della letteralità dei testi e dei due sopra menzionati leggi. Grazie. Prego. Ringrazio il Governo per la risposta. Chiaramente aspettavamo un'interpretazione più favorevole su questa problematica, anche perché oggettivamente la sola mancata consegna della copia della comunicazione, fatta regolarmente però a tutti gli effetti dal centro per l'impiego, nel caso specifico che riguarda la struttura turistica del Gran Hotel Biglia, del Casino della Valle d'Aost, è stata sanzionata per 8.611 rapporti riferibili solamente a 193 lavoratori e questo comporterà una sanzione di circa 4.500.000, contro in realtà una sanzione, se rapportata solo ai singoli lavoratori, di circa 500.000 euro. È chiaro che questo è un problema importante per l'azienda. Detto questo, vedremo come evolverà il tutto. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 751 Laus. Prego, collega Laus. Grazie Presidente, grazie anche alla Sottosegretaria. Con la progressiva entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, qualcuno dice il 98%, ma diciamo più del 90% dei lavori pubblici verranno assegnati senza gara, con procedure negoziate. Teniamo conto poi della decisione di aprire la strada al cosiddetto subappalto a cascata. E il quadro che ne emerge è che la condizione per i lavoratori italiani, anche nell'esecuzione dei lavori pubblici, rischia di divenire sempre di più fragile e rischiosa. Come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali del settore dell'edilizia in modo particolare, questo ricorso all'affidamento diretto e senza gara depotenzia gli strumenti per una maggiore qualificazione dell'impresa e liberalizza i livelli di subappalto, cioè rende più difficile, rispetto dei contratti collettivi, l'applicazione e la verifica della tutela per la salute e la sicurezza, rendendo più difficile verificare l'applicazione anche della parità, diciamo, di trattamenti economici e normativi nella filiera. Il nuovo contratto dell'edilizia, quello del novembre 2022, sottoscritto dalle principali sigle di rappresentanza, ha posto al centro dell'impegno dei lavoratori e delle imprese il tema della formazione, della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un obiettivo che rischia di essere vanificato chiaramente con l'entrata in vigore della modifica del nuovo codice degli appalti e soprattutto su un punto dove voi dite espressamente e si chiede l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia o similari. Cioè, che significa similari?
E quindi chiediamo cosa, se il governo è tranquillo e sereno o comunque che cosa intende fare per una maggiore per monitorare chiaramente un tema molto delicato, quella della sicurezza. Questa commissione ha licenziato una commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Grazie, prego il viceministro Bellucci. Grazie Presidente. Con il presente atto parlamentare viene chiesta al Governo quali iniziative intende adottare al fine di assicurare la massima vigilanza relativamente al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri edili, anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici. Al riguardo voglio sottolineare che la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo. Il 29 marzo scorso si è svolta l'attività di vigilanza denominata 110 in sicurezza 2023, promossa e coordinata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, un'operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia, la quale ha interessato tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia in funzione della loro autonomia speciale. La giornata di vigilanza straordinaria ha visto la partecipazione di ispettori del lavoro, di cui 541 ordinari e 177 tecnici, e dei carabinieri dei nuclei ispettorato lavoro, supportati da militari dei comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri, per un totale di 634 militari impiegati, di cui 350 del Comando per la tutela del lavoro. Alle operazioni hanno preso parte anche personale ispettivo di ASL, INAIL e INPS. Oltre l'80% dei 334 cantieri ispezionati sono risultati irregolari, con un sequestro preventivo ex articolo 321 del CCP già convalidato, sono stati adottati 166 provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa, di cui 110 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 56 per lavoro nero. In totale la verifica ha interessato numero 723 aziende e 1795 posizioni lavorative, e sono state contestate violazioni riconducibili principalmente al rischio di caduta dall'alto, irregolarità dei ponteggi, rischio elettrico, all'omessa fornitura e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri, oltre che alla mancata protezione da investimento per caduta di materiale dall'alto. L'operazione di vigilanza, in linea di continuità con analoga iniziativa dello scorso anno, ha voluto mantenere alto il livello di attenzione sul significativo problema del rischio di infortuni dei lavoratori nei cantieri edili. Concludo assicurando l'impegno del Governo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al massimo rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e specificatamente di sicurezza dei cantieri edili, anche a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici. A questo riguardo l'edilizia resta un settore particolarmente vigilato e quindi assicureremo una puntuale vigilanza, per il quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha programmato specifiche attività di vigilanza nel documento di programmazione per il 2023, anche grazie alle nuove assunzioni di ispettori tecnici. Grazie. La ringrazio, prego per la replica al collega Laus. Grazie sottosegretario, chiaramente mi fa piacere che siano state attivate delle ispezioni, comunque è ordinario che l'Ispettorato del Lavoro debba attivarsi, chiaramente gli organici sappiamo che sono quelli che sono, cioè apprezzo questo lavoro e me ne compiaccio. Non sono soddisfatto, cioè nel senso che, perché siamo fermamente convinti che questa modifica del codice degli appalti crea delle difficoltà nelle ispezioni. Monitoriamo, per adesso ringrazio, teniamo alta, diciamo, l'attenzione soprattutto nel comparto dell'edilizia. La ringrazio, prego per l'illustrazione la collega Barzotti, è sostituita immagino.
Sì, grazie signor Presidente, signora Vice Ministra. Sono qui oggi a reiterare una interrogazione che avevo già presentato qualche mese fa a forma scritta in aula, alla quale però purtroppo non ho ricevuto risposta. Perché la storia drammatica di un licenziamento collettivo che riguarda 70 lavoratori su un'azienda che ne impiegava 97, sto parlando della Simet SPA, una società di autotrasporto nata negli anni 60 in Calabria, che è negli anni diventata un punto di riferimento per il trasporto su gomma a medio-lungo percorrenza, servendo in particolar modo la fascia ionica calabrese, che è una fascia, come si sa, depressa dal punto di vista delle infrastrutture. Si tratta di 70 padri e madri di famiglie che chiedono con forza di non essere riposti nel dimenticatoio. Stiamo parlando anche di storie di discriminazione. Una di loro è un'autista donna che si vede anche sbattuta la porta in faccia da società di autotrasporto concorrenti alle quali è andata a chiedere lavoro, le quali rispondono che non assumono autisti donne. Si tratta di una tragedia nella tragedia, stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che peraltro hanno dovuto fare azione risarcitoria anche per ottenere il TFR, per ottenere gli ammortizzatori sociali, per ottenere buste paga che gli sono state negate. Quindi sono a chiedere al ministro interrogato se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di sua competenza, intende intraprendere a sostegno di questi lavoratori e di queste lavoratrici licenziate. Grazie collega Valdino, prego Vice Ministro. Grazie Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti e passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione occupazionale della società Simet SPA che opera nella provincia di Cosenza. In relazione ai fatti segnalati e alle questioni sollevate dagli onorevoli interroganti, fornisco le informazioni acquisite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In via preliminare rappresento che la Simet SPA svolge attività di trasporto di persone attraverso autolinee ministeriali di puro mercato, nonché attività di noleggio autobus con conducente. Le attività aziendali sono state colpite pesantemente dalla crisi connessa alla pandemia da Covid-19, che ha determinato una contrazione notevole dei volumi dei ricavi nell'esercizio 2020, pari al 78%, e perdita di esercizio di oltre 8 milioni. Nell'anno 2021 la società, in condivisione con le organizzazioni sindacali di categoria e con le rappresentanze sindacali aziendali, ha dato seguito ad una procedura di fusione per incorporazione di Simet Bus SPA in Simet SPA, con l'obiettivo di consolidare i valori patrimoniali e finanziari dell'azienda, nonché di salvaguardare i valori aziendali. Pur in presenza di tale modifica, anche nel 2021 la società ha registrato ingenti perdite, in valore tra gli 8 milioni e i 9 milioni di euro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riferito che lo scorso 10 gennaio 2022 la Simet SPA ha comminato all'ITL di Cosenza, oltre che alla Regione Calabria e alle organizzazioni sindacali di dover attivare la procedura di cui alla legge 223 del 1991, articoli 4 e 24, e di dover attuare a conclusione della consultazione un licenziamento collettivo per riduzione di personale che interessa i lavoratori impegnati presso la unità produttiva di Corigliano Calabro. Secondo quanto riferito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono coinvolti nella procedura complessivamente 70 lavoratori. La società ha adottato come motivazione la grave crisi determinata dal perdurare nell'anno 2021 dell'emergenza sanitaria, conseguenti restrizioni degli spostamenti, crisi generalizzata del comparto, oltre al proliferare di nuovi competitor che operano su servizi e tratte sostanzialmente coincidenti con quello della società, in un regime di concorrenza non sostenibile dalla stessa. La società ha sostenuto di aver effettuato incontri con le organizzazioni sindacali che però non hanno prodotto alcun risultato, rendendo di fatto indifferibile il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.
Dalla verifica agli atti dell'Ispettorato Territoriale di Lavoro di Cosenza è emerso che negli ultimi 5 anni nei confronti dell'azienda sono stati effettuati 3 accertamenti a seguito di richieste di intervento di lavoratori ed esposto di organizzazioni sindacali. Da ultimo, con nota dello scorso 31/10/2022, la Prefettura di Cosenza, su richiesta della FAISA CISAL, ha chiesto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza medesime notizie per la convocazione di un tavolo avente ad oggetto il licenziamento collettivo disposto in capo a diversi dipendenti dell'azienda Simet S.p.A. Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su un tema delicato ed importante come quello in oggetto, ma al contempo rappresento che la Direzione Generale competente non ha ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento sulla situazione occupazionale della Simet S.p.A. Grazie, prego la collega Baldino. Sì, grazie Presidente. Signora Vice Ministra, la ringrazio per la risposta, io però non mi ritengo soddisfatta. C'è un passaggio che mancava in questa ricostruzione, quello del marzo 2018, quando la società Simet ha cercato di risolvere il problema che riguarda l'intero settore dell'autotrasporto, siglando con Ferrovie dello Stato un accordo di partnership attraverso la società Bus Italia Sita Nord, che dà vita a Bus Italia Simet S.p.A., per rilanciare il brand, incentivare attraverso un nuovo servizio i collegamenti di lunga percorrenza. È un piano industriale di 5 anni che prevedeva oltre 90 destinazioni in Italia e all'estero e l'impiego di circa 200 lavoratori. Purtroppo però dopo 18 mesi da questo accordo di partnership il socio Bus Italia Sita Nord manifesta in modo irrevocabile la decisione di uscire dalla compagine sociale, compromettendo il mantenimento dei livelli occupazionali e non confermando il piano industriale di 5 anni. Naturalmente questa circostanza, unitamente alla crisi dovuta al Covid e alla concorrenza di cui pure ha dato conto che nel frattempo si è sviluppata sul territorio, ha fatto in modo che insomma si arrivasse a questo esito nefasto per i lavoratori. Quindi io certamente comprendo che non sia competenza di questo Ministero risolvere la questione tra le due società interessate, però siccome stiamo parlando di una società pubblica, magari chiedo a questo Ministero, che voglio anche intercedere col Ministero dei Trasporti per cercare di trovare una soluzione occupazionale a questi lavoratori e per evitare che ulteriori 40 lavoratori impiegati dalla società finiscano sul lastrico. Quindi vi chiedo che appunto sia all'attenzione del governo la situazione di questi lavoratori e che magari si riesca anche ad aprire un tavolo di crisi presso i ministeri competenti, perché questi lavoratori hanno già pagato un prezzo troppo alto sia in termini economici che in termini sociali, e quando si parla di 70 famiglie in una zona così depressa è un intero territorio che paga un prezzo troppo alto. Grazie. Grazie, passiamo all'interrogazione 753 Giacconi, immagino che la illustri. Rassini. Onorevole Grazie Rassini, Presidente. Prego. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Il mantenimento dei servizi di rilevanza pubblica sul territorio della Valle Brembana in provincia di Bergamo risulta essere un fondamentale sostegno alla popolazione che vive in territori disagiati come quelli appunto montani. Questi servizi non devono essere considerati solamente in termini di costi, ma ovviamente dobbiamo considerare anche i risvolti sociali a essi connessi. Per agevolare un'utenza locale che incontrerebbe notevoli disagi, tra l'altro nello spostarsi in città, quindi è per questo che noi chiediamo questa interrogazione. L'agenzia IMS ubicata a Zogno potenzialmente serve i cittadini residenti sia nella Valle Brembana che nella Valle Imania, e potenzialmente stiamo parlando di circa 40.000 cittadini, quindi un numero importante. Oggi è aperta 5 giorni a settimana, quindi la preoccupazione è che poi si trasformi in un punto IMS e quindi resti aperta 1-2 giorni a settimana
settimana, con tutte le conseguenti problematiche connesse a questo. In più, entro la fine dell'anno, tra pensionamenti e trasferimenti, si stima una riduzione di organico sotto i 200 dipendenti a fronte dei 270 attuali e dei 600 che lavoravano nelle sedi provinciali fino a 15 anni fa, mettendo quindi a rischio ovviamente le attività delle sedi periferiche. Quindi, Presidente e Sottosegretario, il fine di questa interrogazione è appunto di chiedere al Sottosegretario, quindi al Governo, quali iniziative di competenza si intenda adottare al fine di evitare la trasformazione dell'Agenzia INPS di Inzogno in un punto INPS, con conseguente ridimensionamento del servizio, e quindi per dare un segnale vero, concreto, anche a questi territori che ovviamente non hanno gli stessi agi della città. Grazie. La ringrazio, prego, Vice Ministro Bellucci. Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti hanno segnalato la necessità di assicurare i servizi di rilevanza pubblica resi dall'INPS alla popolazione di Zogno in provincia di Bergamo. Al riguardo è stato interpellato l'INPS, che ha riferito che l'agenzia di Zogno serve gli abitanti dei 37 comuni della Valle Brembana e della Valle Imagna e dista 16 chilometri dalla direzione provinciale di Bergamo. L'istituto ha altresì rappresentato che la paventata possibilità di trasformare l'agenzia territoriale in punto INPS è disciplinata dal vigente regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'istituto, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione numero 171 del 2021, che prevede, oltre alla presenza di specifici requisiti dimensionali, un processo di analisi e valutazione della capacità dell'Agenzia di garantire il presidio di una gamma minima predefinita di prodotti e servizi. Gli approfondimenti conseguiti alla piena adozione della determinazione presidenziale numero 271 del 2018, che esalta il ruolo delle agenzie e della operatività differenziata per garantire il mantenimento della prossimità all'utenza, ha indotto l'INPS a valutare positivamente il mantenimento degli assetti territoriali nella regione Lombardia, incluso quello dell'agenzia territoriale di Zogno. L'INPS ha inoltre riferito che la stessa agenzia ha sempre garantito l'apertura e il presidio degli sportelli e che la presa in carico delle domande di servizio per eventuali criticità che potrebbero sorgere sarà in ogni caso garantita ricorrendo alla leva organizzativa della sussidiarietà e ai principi di solidarietà provinciale e responsabile. Concludo assicurando l'attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti, affinché sia assicurata ai cittadini l'erogazione dei servizi di competenza dell'INPS nella maniera più efficiente possibile e compatibile con le regole di auto-organizzazione dell'Istituto. Grazie, prego, collega. Grazie Vice Ministro. Bene, grazie per la sua risposta e per la sua attenzione, perché come ho detto appunto durante la prima parte dell'illustrazione di questa interrogazione, i territori periferici hanno appunto bisogno di un'attenzione particolare, proprio perché ci sono anche delle persone, dei pensionati che avrebbero delle grosse difficoltà a spostarsi anche in città ovviamente per avere i servizi che appunto, come giusto, devono essere erogati. Quindi da parte nostra chiediamo al Governo ovviamente un'attenzione proprio in particolare a queste zone che non dimentichiamoci mai ovviamente non hanno gli stessi agi della città, e quindi la ringrazio ancora per la sua risposta e per l'attenzione del Governo. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'ultima interrogazione, la 754 Rizzetto, la illustra l'onorevole Schifone. Prego. Sì, grazie Presidente. Vice Ministro, la legge numero 104 del 1992 detta i principi in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap. La presentazione dell'istanza di accertamento dell'handicap, così come quella di invalidità civile per la fruizione dei benefici e delle agevolazioni di cui ha la predetta legge, prevede la sussistenza del requisito della residenza in Italia della persona affetta da disabilità.
La persona interessata deve essere fisicamente presente in Italia e il procedimento prevede la visita presso la competente commissione medica dell'ASL di residenza per l'accertamento dell'handicap e il riconoscimento dello status di disabilità che deve essere attestato dal verbale rilasciato da INPS o ASL. Il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano. Rientrano nei casi in questione gli impiegati a contratto del MAECI in servizio presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero che, malgrado detengano contratti disciplinati dalla normativa del paese in cui prestano servizio, risultano assicurati all'INPS e al cui rapporto di lavoro risultano applicabili gli istituti previsti dalla normativa italiana in materia di congedi e permessi di cui al decreto legislativo numero 151 del 2001. In molti casi i cittadini affetti da patologie anche gravi ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92, malgrado detengano la documentazione accertante l'invalidità prodotta dalle autorità mediche locali, non possono farla valere. Al riguardo, se in taluni casi la fattispecie della patologia o la distanza tra il paese di residenza e l'Italia consentono lo spostamento in Italia per il procedimento ad hoc, nella stragrande maggioranza dei casi i cittadini italiani non possono accedere all'istanza ordinaria proprio in ragione dell'impossibilità di recarsi fisicamente in Italia. Chiediamo se e come intenda intervenire per superare le predette criticità e agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge 104 del 92 per i cittadini italiani residenti all'estero che ne hanno diritto. Grazie. Grazie, prego, viceministro. Grazie Presidente. Allora, ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione su questo delicato tema il Governo e la problematica relativa all'accesso ai benefici di cui la legge 104 del 92 per i cittadini italiani residenti all'estero è certamente di nostro prioritario interesse. Riportando anche quanto riferito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quindi rappresento quanto segue. A livello normativo è previsto che i benefici della legge 104 possano essere fruiti da personale italiano o straniero residente in Italia. Tale previsione si collega al fatto che l'accertamento dell'handicap compete a commissioni tecniche costituite presso l'INPS e ASL di residenza. In mancanza della documentazione medica rilasciata dall'INPS o dall'ASL, attestante lo stato di handicap grave ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 1992, non sussiste il presupposto per riconoscere i permessi in questione. Questa è l'attuale situazione normativa. Da quanto sopra quindi discende che nulla osta a riconoscere i permessi ex legge 104 al personale a contratto che assiste familiari portatori di handicap in Italia ove in possesso di verbale INPS ASL di accertamento dell'handicap. Alcuni impiegati a contratto presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero negli ultimi mesi hanno fatto richiesta di usufruire di benefici di cui alla legge 104 del 1992 per sé o per assistere i familiari e sono autorizzati dal MAECI ad usufruire di permessi ex articolo 104 per assistere familiari residenti in Italia. Il problema evidenziato sussiste quindi per gli impiegati portatori di handicap che non siano in possesso di un verbale di accertamento preventivamente rilasciato dalle competenti autorità italiane. In alcuni contratti di lavoro del personale a contratto è prevista la possibilità di usufruire di benefici ex legge 104 del 92 ove ne ricorrano le condizioni. Tale dicitura lascia intendere che possa essere autorizzata la fruizione dei benefici solo in presenza della documentazione idonea, ovvero del verbale di accertamento dell'handicap grave riconosciuto dall'apposita commissione medica integrata all'ASL-INPS. Ad oggi l'INPS si attiene alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 14 gennaio 2016, protocollo 29. 00001069.
in base alle quali non è possibile riconoscere le prestazioni ex legge 104 del 92 con la motivazione che le prestazioni di cui trattasi sono svincolate dall'attività lavorativa del beneficiario e connesse al suo bisogno specifico della persona e legate al contesto socio-economico del paese di residenza. Tali prestazioni costituiscono una eccezione al principio generale dell'esportabilità. Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno certamente oggetto di nuova valutazione, anche in considerazione delle osservazioni presentate fin dal 15 giugno 2018 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che quindi erano già note al Ministero, ma su cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non aveva azionato alcun intervento. Si potrà valutare inoltre con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'INPS e le istituzioni sanitarie nazionali, se la documentazione rilasciata dalle autorità estere possa costituire titolo valido per l'accertamento delle condizioni di handicap grave, che costituisce presupposto fondamentale per il riconoscimento del beneficio della legge 104. Grazie. Chiedo se... Grazie al governo, ci riteniamo soddisfatti della risposta. Molto bene, grazie e aggiorniamo la seduta.